Ma credo che questa convocazione del sindaco di Taranto per fare il punto sulla vicenda Ilva sia quanto mai opportuna. La situazione è assolutamente confusa e credo che l'inquietudine che vivono i lavoratori dell'Ilva, che vive la città di Taranto, è assolutamente comprensibile. Penso che questa riunione debba essere rapidamente replicata in un altro luogo che è Palazzo Chigi, perché noi abbiamo la sensazione che dopo oltre 2 anni di vari governi che si sono succeduti e che hanno dato vita a decreti che apparivano sempre come la soluzione del problema, la mia personale impressione è che siamo alla casella di partenza, come nel gioco dell'oca, che non siano definiti aspetti fondamentali di questa vicenda, che si sia ragionato per troppo tempo, per esempio, delle risorse economiche sequestrate alla famiglia Ilva, senza un approfondimento giuridico su quale sia la possibilità di reimpiego di quelle risorse. Un conto è il denaro sequestrato, un conto è il denaro confiscato, ma per giungere alla confisca bisogna perfezionare tutte le fasi, diciamo, di un processo penale. E quando anche il denaro fosse confiscato e consentito dalle regole di Bruxelles, quello che forse può essere l'equivalente di un aiuto di Stato, insomma, vogliamo sapere, il fatto che il piano ambientale è bloccato e che non si sa dove prendere quel 1.800.000.000 di euro fondamentale, è propedeutico per tutto il resto, perché la fabbrica e la città hanno bisogno innanzitutto di una risposta sul piano dell'ambientalizzazione degli apparati produttivi del grande siderurgico. Se non ci sono risposte concrete su questo, il rischio è che, diciamo, ci troviamo di fronte agli effetti di chi ha provato con qualche gioco di prestigio a risolvere un problema di grande complessità. La mia esperienza è che non ci sono risposte facili a problemi difficili e bisognerebbe forse faticare a trovare la risposta adeguata affinché Taranto possa, uno, respirare perché può vedere un futuro senza la cappa dell'inquinamento, due, respirare perché si evita di aggiungere al problema dell'inquinamento il problema di una disoccupazione galoppante di massa con migliaia e migliaia di persone che perdono il posto di lavoro.